Scusa Maurizio, invece referendum, arriviamo al referendum. Tu dici no, Zingaretti dice sì. Di solito siamo abituati tradizionalmente che Repubblica, diciamo, e il centro-sinistra camminano un po' assieme. Che è successo? Io non credo che la vicenda del referendum sia omologabile agli schieramenti classici. Credo che bisogna prendere molto sul serio la richiesta di ridurre i parlamentari per migliorare i costi della politica e rendere più efficiente il Parlamento. Quindi l'istanza dei promotori del referendum è legittima e condivisibile. Il problema è che il referendum non consente di premiarla, per il motivo molto semplice che il taglio dei parlamentari non avviene all'interno di una riforma. Avendo il taglio semplice, i risparmi saranno minimi e l'efficienza del Parlamento non sarà garantita, perché il Parlamento, al contrario, andrà incontro a dei rischi di impasse, la rappresentanza fra eletti e elettori sarà indebolita e anche passaggi cruciali come l'elezione del Capo dello Stato saranno viziati perché il ruolo dei consiglieri regionali sarà superiore a quello attuale. Quindi sostanzialmente noi avremo un Parlamento più debole, più impacciato, una Costituzione indebolita e soprattutto una rappresentanza, un rapporto fra eletti ed elettori assai più debole di quello di oggi, che ci farà precipitare in fondo alla classifica dei partiti, dei paesi europei. Tutto questo per dire che, nonostante le buone e legittime intenzioni dei promotori del referendum, non avere una riforma attorno al taglio semplice lo indebolisce e quindi consiglia di votare no, per difendere le nostre istituzioni e soprattutto tutelare la nostra Costituzione.